Esecutore, l'Urage è al sicuro e il DTU ha interrotto l'inseguimento. Attualmente ci troviamo in orbita perimetrale sopra il pianeta Char. Zeratul, avete scoperto la posizione del Kalis? Sì. Già quando ero su questo mondo potevo sentire il suo potere. I nostri sensori comunque indicano una massiccia concentrazione energetica nella zona in cui esso si trova. Non riesco però a capire che cosa la origini. Direi che è ovvio, signori. Essa nasce dalla stessa unica mente. Quando i celebrati si sono uniti, devono essersi serviti delle energie del Kalis stabilendo la loro tana nei suoi pressi. È probabile che molte genie siano a protezione della zona. Sarà rischioso, ma se colpiremo duro, probabilmente riusciremo ad aprirci la strada nelle loro difese e a fuggire con il cristallo. Compagni, ho un altro piano. Considerato che l'unica mente è ancora allo stadio infantile, forse potremmo interrompere il suo controllo sulle genie. Se riuscissimo a provocare danni sufficienti alla creatura, potremmo rendere inoffensivi gli Zerg nelle sue vicinanze, guadagnando così il tempo necessario a impadronirci del Kalis. Un piano coraggioso, giovane Artanis. Il vostro coraggio rivaleggia con quello del possente Kassadar. Voi mi lusingate, nobile Zeratul. Io non sono nemmeno degno di pronunciare il suo nome. Toccante. Sentite, ragazzi, quale che sia il piano che preferite, non perdiamo tempo. Io riuscirò a controllare alcuni Zerg e potrò così fornirvi una certa copertura. Più a lungo esitiamo, però, più aumenta il rischio di perdere di nuovo entrambi i cristalli. D'accordo. Esecutore, dispiegate le truppe e Adun sia con voi. Oh, bella ragazzi, bentornati in un'altra puntata di V-Square Gaming. Qui è il vostro gioco che vi parla e questo è StarCraft Brood War, la sesta missione. Allora, come avrete sicuramente sentito dal briefing, in questa missione si possono fare due cose: o recuperare il cristallo o distruggere unicamente. Io farò la seconda. Come vedete abbiamo due basi, una Protoss e una Zerg da controllare, quindi bisognerà macrare proprio alla grande. Infatti questa missione sarà piuttosto frenetica. Lì ho mandato due templari a fare fuori quei cosi giganti lì che si nascondono sottoterra, che sono la nuova unità Zerg dell'espansione. Si chiama Lurker, penso che sia il nascosto in italiano o qualcosa del genere, che praticamente può attaccare solo da sottoterra. Una volta che si mette sottoterra diventa invisibile e spara questa su una linea retta questi, diciamo, arpioni che escono da sottoterra e fanno 20 danni ogni cosa che tocca. Allora, come ho già detto prima, avendo due basi sarà un po' un casino, nel senso che per tenere la macro a un certo livello bisogna tenere alti gli APM, che sono le azioni per minuto o gli action per minuto, uguale. E quindi mi vedrete continuamente saltellare da una parte all'altra della mappa. E questo purtroppo è inevitabile. E si viene la nausea pegliata un Travelgam. Detto questo, praticamente c'è, per lo Zerg, c'è un'espansione sotto la base Zerg dove andremo a prendere altro Vespene. E invece per quanto riguarda il Protoss c'è una base a sinistra, Zerg, che andrà distrutta e poi bisognerà espandersi. In realtà poi riesco a tenere la durata di questa missione piuttosto bassa, quindi non ci sarà neanche troppo bisogno di quell'espansione. Farò un mix di unità abbastanza base, farò i soliti invasati. Invasati sono gli Zeroti, scusate, vabbè, uguale, gli Zilot, Dragoni, Zergling e i Draisk. Diciamo che se uno fa una buona macro riesce a farne tanti e riesce a pushare abbastanza facilmente l'unicamente. Unicamente si trova in basso a sinistra, il puntino arancione, mentre invece il punto rosso è il Kalis, il cristallo appunto. Praticamente voi dovreste, per prendere il Kalis, che è cosa che non farò in questo video, dovete praticamente portare un drone sul cristallo. Basta che ce lo portate, non è che dovete poi riportarlo indietro.
Voi direte, ma non è più facile quello, prendi delle unità volanti e ce le porti lì. Sì, forse, però nel bel mezzo ci sono una tale quantità di torrette antiaeree che è veramente complicato, anche se ci mandate contro tutti gli overlord, tutti gli shuttle che avete, fate un fottio di allucinazioni. Quindi ho preferito questa via leggermente più lunga, neanche di tanto secondo me, e più safe. Come vedete, tenere su due basi non è proprio facilissimo, perché dovete costruire droni e sonde, insomma lavoratori sia di qua che di là, dovete fare upgrade sia di qua che di là, da strutture diverse, vi dovete ricordare bene ogni edificio per ogni razza che cosa combina, quindi non è proprio easy come sembra, e comunque, come vedete, anche ogni tanto rimango indietro. Beh, qua c'è questo attacco abbastanza mefitico, che però comunque riesce a distruggermi un cannone. Allora, in questa missione, se riuscite a chiuderla abbastanza in fretta, è un vantaggio, perché gli evitate parecchi attacchi noiosetti, diciamo. Quindi non è una cattiva idea chiuderla fast. Ecco, quello che sto costruendo lì è l'antro dell'idralisca, l'edificio Zerg che mi serve per costruire le idralische, come il nome fa intuire. Ovviamente la cosa giusta sarebbe usare sempre le hotkeys, quindi non andare a schiacciare su costruisci e poi cannone con il mouse. Il problema è che sono abituato a giocare alla versione in inglese, e quindi non è che non sono molto, cioè non le ho proprio ben memorizzate, ecco, diciamo, le hotkeys italiane. Ovviamente non volevo fare il gioco in inglese per voi, chiaramente. Come al solito ricordo che se questa serie vi piace, di supportarla droppando like e iscrivendovi al canale per non perdere nessuno dei nuovi video che usciranno, e condividerla con i vostri amici. Magari avete qualche vostro amico che è fan di StarCraft e gli può interessare. Questa è la velocità dell'idralisca, questi sono gli attacchi corpo a corpo di terra degli Zerg. Ovviamente bisogna sempre ricordarsi di fare un sacco di, sia di Overlord che di piloni Protoss, che vi aumentano il cap massimo della vostra popolazione. Quello penso che sia la ricerca per, forse, la velocità dei, sì, la velocità degli Overlord. Penso. Spero. Ok, questa è la velocità degli zeloti. Vabbè, qua c'era un altro lurker che è venuto qua a rompere le palle, ma ero preparato e c'erano i miei due bei temperi oscuri che l'hanno trishottato, penso che abbia più di 100 punti vita, non vorrei dire una cazzata. Devo fare gli archivi dei templari per fare quella ricerca, infatti adesso sto facendo. Quindi praticamente un errore, perché dovevo averli già fatti. Male, Gio, male. Questi zergling qui ovviamente sono un po' a difesa della nuova espansione che sto facendo. Evoluzione completa. Come al solito vi ricordo che dovete fare un fottio di lavoratori,
perché su ogni ceppo ci stanno su ogni ceppo di minerali ci stanno fino a 3 sonde o 3 droni, e su ogni geyser di Vespene ci stanno 4 droni o 4 sonde. Come vedete, fino adesso non ci sono ancora stati grandi attacchi, quindi se chiudete fast la partita non vi dovete troppo preoccupare di erigere difese. Ovviamente sto spostando tutte le mie unità su quell'altopiano, perché poi si va prima a distruggere la base Zerg che c'è in alto a sinistra e poi si scende giù per eradicare l'unicamente. Non disponete di minerali su risoluzione completa. Non disponete di minerali sufficienti. E stanno a vedere gli Zerg e i Protoss combattere insieme. Mi sa che è la prima volta in StarCraft che si vede questo. Vorrei dire una cazzata, ma si direi proprio che è così. Di solito gli Zerg uccidono i Protoss. Ovviamente, dato che il nemico ha dei Lurker, vi dovete portare dietro gli Overlord. Che questo è il motivo per cui prima ho fatto l'upgrade alla velocità. Perché ovviamente se ci sono i Lurker dovete avere delle unità che vedono le unità invisibili, e questi sono gli Overlord. Avrei potuto usare gli osservatori, ma gli osservatori hanno troppo poca vita. Vengono fatti fuori un po' troppo presto, un po' troppo facilmente. E qua vedete gli Zerg a fare quello che sono più bravi a fare, cioè smantellare gli edifici. Nel momento che gli Zergling sono molto piccoli, un grande numero di Zergling può, diciamo, stare attaccato a un edificio rispetto a unità più grandi, quindi fanno un sacco di colpi contemporaneamente, sono molto veloci e quindi non rimane nulla. Ecco qua, mi stanno cercando di fare un po' di drop. Cioè la CPU arriva con questi overall e mi vuole droppare roba in base. Però però non va. Lo scazzo principale di fare battaglie con tante unità ovviamente è che dovete controllarle. E in StarCraft 1, a differenza del 2, non potete fare gruppi che abbiano più di 12 unità. Questo è un problema, perché in StarCraft 2, se avete un mega esercito con, non so, 60 unità, potete tutto metterlo in un gruppo. Quindi se dovete spostare l'esercito, spostate solo lui. In StarCraft 2 invece, con questa limitazione delle 12 unità, spostare un esercito di 60 unità non sbatti, perché dovete ciclare su ogni, fare 1 move, 2 move, 3 move, 4 move, 5 move, e poi, non so, 1 attack, 2 attack, 3 attack, 4 attack, 5 attack, eccetera eccetera. Infatti, come vedete, la cosa migliore è usare la minimappa, che è abbastanza, che non è proprio lentissimo. Qua uno scazzo abbastanza scazzoso, so che è una ripetizione, però cioè proprio in questo momento mi arrivano in base le fottute idralische a rompermi le palle. Lì non c'era bisogno di fare quell'espansione, però diciamo che l'ho giocata un po' safe. Beh, gli idralischi si stanno divertendo a sputacchiarmi il portale. Qua non sono riuscito a fare control shift sullo Zerglin per selezionare tutti, quindi alla fine vabbè, ho fatto così, l'abbiamo finita così. I vostri guerrieri hanno attaccato il nemico. Qua manco me l'ho qui.
Qui le mie unità sono andate avanti senza problemi, mentre continuavo ad attaccare non mi sono praticamente neanche accorto che ero arrivato all'unicamente, quindi diciamo che se mi fossi concentrato un attimo più su sull'attacco, ecco lì sotto l'unicamente, si vede un pochettino, eccola lì, l'avrei probabilmente finita prima e non mi sarei sbattuto le palle di quelle 6-7 dralischi che sono venuto a scazzarmi in base. Qui addirittura stavo ancora andando avanti a recuperare gas. Non disponete di minerali sufficienti. Esecutore, abbiamo il Talis. Andiamocene da questo pianeta maledetto e torniamo su Shakuras. Sperando che esista ancora uno Shakuras dove tornare. Allora non ho capito, è perché ormai eravamo arrivati lì, potevamo uccidere direttamente unicamente con i poteri del Templari Oscuri, però a quanto pare è troppo resistente per farlo solo con i Templari Oscuri da soli. Ci vuole tasta da ormai già morto nella campagna precedente, quindi niente. Bella ragazzi, a domani, ciao!